boots are warm and I bust the sandals down. My heart is just pumping out, the pressure is high, the star lines on fire. Ciao ragazzi, mi trovo a Wildwood in New Jersey. Oggi cominciano ad arrivare tutti i corridori, le varie cose, le auto, le moto, tutti i personaggi dell'ambiente per correre alla Gentlemen's Race. Vi inquadro giusto qualche cosa adesso, vi faccio vedere un po' quanta roba sta cominciando ad arrivare. Hanno allestito anche un piccolo mercato qua alle vostre spalle, come vedete, come swap meet. E niente, basta, mi godo questa settimana di vacanza, vi faccio vedere cosa sta per arrivare qui. La città si è popolata di mezzi per quei giovani del 1950. Arrivano stasera, ci sarà la festa in un locale qua vicino dove ci saranno solo chopper. Qua i chopper, ragazzi, li fanno con i panhead. Questo è tutto. Questo è il mezzo che recupera le moto che rimangono in palio. Cricetto? Beh, sta qua, ragazzi, una favola. Vabbè, normalmente c'è il cammino dappertutto, via in fondo vari Chevrolet, pick up che arrivano con quelli. E poi ho qua tutte quante le macchine grandi. Ma come da noi, no? Abbiamo la 500. Vediamo che mezzi si muovono per trasportare le moto o le macchine per correre. Cado. Si sta riempiendo la via dove non essere in tutte le macchine, sia da una parte che dall'altra. Ammirate, ammirate. La bellezza di questi oggetti non finisce mai. Come dicevo, i corridori non hanno età. Passa di ogni, cioè c'è l'imbarazzo solo della scelta. Questo è, se non erro, quarto l'edizione scorsa. Perché non c'è la parola, visto l'accesso. La cosa bella di questo evento è che i proprietari delle auto non hanno età, da 18 a 70. Ieri abbiamo conosciuto un signore che ha corso a South Lake e niente, 80 anni. Lei è la fly girl. Hello? Hi! Guarda che roba! Wow! È tutto così. Questo secondo me è uno dei road più fighi che sia arrivato all'evento. Secondo me, poi chi ti si incontra per strada, tan! C'è anche Fabrizio partecipante. Oh, Modi! Ok? Hello! Un po' di moto. Questa è la parte riservata agli Oilers. Il ragazzo che ho appena salutato è Hollywood. Qua ci sono alcuni veicoli perché gli altri sono andati a fare il collaudo delle moto, a vedere se sono tutte in ordine, se funziona.
alcune auto anche, perché corrono auto e moto. E questo è quanto per il momento vi posso far vedere, perché poi il resto arriverà più tardi. Senti che roba, motori che rombano, roba fuori dalla norma, una figata improponibile. Questi sono alcuni mezzi della Gentleman Offrace. Queste, ragazzi, sono le lady che corrono con le loro moto. Qua ci sono alcuni dei... questo qui è il tatuatore degli Oilers, che mi sa che ha avuto un problema alla sua moto, non so cosa è successo, perché è tornato indietro col rimorchio, scatenato un pazzo. Questo è quello che succede all'interno della, dei box, diciamo. Gente che ripara, gente che smonta, gente che prepara. Tutto così. Questa è l'area swap meet che hanno organizzato. Comincia a riempirsi, man mano arriva moto, arriva gente, arrivano ricambi di moto vecchie. Moto e auto vecchie. Adesso non c'ho tanta voglia di parlarvi dello swap meet, adesso vado a bermi una birra, vi faccio giusto con inquadratura veloce. Ammirate la bellezza di questo pick up con queste biciclettine. Siamo all'interno dello swap meet, come dicevo prima dovevo andare a bere che avevo sete. Adesso potete ammirare quello che portano qua, tra macchine, moto, anche accessori vecchi, le situazioni di un certo tipo, con dei ricambi un po' particolari, tutto quello che riguarda moto e macchine. Questo è il pilota che corre per l'Italia quest'anno. E nel frattempo all'esterno si è creato questo. Quello che vedete qua è solo l'esterno. Pensate cosa c'è dentro e quanta gente arriva. Così fino in fondo alla spiaggia, in fondo dalla mia parte verso la strada, diciamo. Piccoli accampamenti di amici, otro così, col passeggino per il bambino, giustamente abbiamo bisogno anche del passeggino del popo. Hey. Questo, ragazzi, è il sogno che qualsiasi appassionato possa desiderare. We're right where the race of gentlemen is. Come dicono loro, race of gentlemen. Tanta di quella storia in un lembo di sabbia che non si capisce. Ciao ragazzi, siamo all'interno dell'area dove c'è una festa con quasi solo chopper. Meraviglia dietro l'altra.
all'interno di questo evento un evento. All right. Friday night, Wildwood. And we're very happy to be playing on this. Hey, we're very happy to be playing on this Friday evening because you know what? Saturday night is just not our kind of night. What can I say? Sono poche parole da dire dalla meraviglia, della magnificenza di questi veicoli. Mentre fuori gli off-road, come sentite, girano per le strade. Ciao, buongiorno, qui sono le 7.37, i piloti hanno cominciato stamattina alle 5 per venire qua a provare, a fare un piccolo briefing e di conseguenza sono già venuti qua. Noi alle 7.30 li stiamo raggiungendo, siamo in spiaggia praticamente, stiamo entrando. Ciao Giulia, saluta. Ciao. Siamo andati a vedere Fabrizio cosa ha fatto, come è messo e adesso vi faccio vedere quello che è il luogo dove si svolgono le corse. Ciao ragazzi, questa è tutta la fila che si è formata nell'arco di 2 ore per entrare a vedere le corse. Qualcosa di impressionante. Ogni persona paga solo $55 per il weekend. E niente, adesso faccio un po' fatica perché sto camminando proprio sulla sabbia. Adesso man mano mi avvicino ad andare da Fabrizio, sono andato a prendere la benzina. Come al solito qualcosa ci dimentichiamo, in questo caso la benzina. E niente, nel frattempo faccio una piccola carrellata di quelle che sono le automobili parcheggiate qua che non corrono, ma fino a una certa età possono farle entrare. Mamma mia, proprio invecchiando, eh? Queste sono le automobili, guardate che meraviglia. Hanno una passione per i motori, ragazzi, che è fuori dalla norma. Guardate che meraviglia. Una meraviglia dietro l'altra. Pick up, trasformato, gemellato, anche roba. Mamma mia, fatico a parlare e a camminare. Bene, vi saluto, ci vediamo poi dopo. Una volta che sono all'interno del raduno. Vai! Siamo all'interno ormai dell'area, si è già allestito il tutto, le prime auto corrono, là in fondo come potete vedere, allestiscono tutto, t-shirt, mica t-shirt, c'è bene o male tutto. Questo è il luogo dove si svolgono le corse, i piloti salgono su da là, c'è un sottopasso. Ora salgono le macchine, girano di qua e vanno su di là. E adesso pian piano raggiungiamo i piloti. Queste sono le loro spiagge. Adesso vi saluto. Guardate di là sono tutte le macchine. Adesso c'è il sole, si vede un po' poco, ma di là sono già tutte le auto in fila, le moto in fila per entrare in spiaggia.
Adesso stacco e ci ricolleghiamo quando sono all'interno. Qua praticamente i box si preparano ancora per andare, stanno scaldando le moto, le fermano, le controllano in modo che quando arriva in gara le moto sono in ordine. Ricordo che le moto sono, devono essere perfettamente originali, devono avere tutte le parti originali, se no non sono ammesse in gara. Quindi carburatori, poi che uno le voglia preparare o meno è un altro discorso, ma le moto di meccanica devono essere originali. Le macchine rientrano dal primo sparo, hanno fatto il primo lancio, rientrano. La strada da percorrere è 200 metri. Italy. Yeah, I know. Welcome. Pete Gianfranco. Yeah. My name is Frank. Frank? Yeah. Yeah. Welcome to America. Yes, well, thank you. I ragazzi corrono dal Giappone. Hanno creato un evento che è fuori dalla mente. Fatica a capire quello che dicono, quello che mi viene chiesto tra i rumori. Benvenuto mi ha detto, io e Gianfranco. Vabbè, non importa, importa solo essere qui e godersi questa magnificenza. Yeah, you got to see something special there. There was two modified stripped-down servant cars that just ran against each other. Yeah, just saw those guys to make a run for you. There goes Jeremy May. Here we want to see you out here next year. Number 16 car in the near lane, Josh Wilsniski from Mount Holly, New Jersey. Not going to be able to hold on. La 1188 è quello che mi ha dato un passaggio prima. Number 8 bike out the line, the near lane, Patrick Fastog Moroni from New Windsor, New York, racing against that number 1 bike in the far lane. That's Alan Ruby Round from Newburgh, New York. Doesn't stand a chance against that Fastog. Number 2 B car in the near lane. Doesn't stand a chance against that rail job. Got the early jump. And he'll take the win. Oh my god.
photo op too, you know. Yeah. Yeah, you got to see something special there. There was two modified stripped-down servant cars that just ran against each other. Yeah, just saw those guys to make a run for you. There goes Jeremy May. 2780 car. Woo, got a little squirrely there. Couldn't hold out. Jeremy, is you feeling good about it? The track is feeling really good. I can't get it straight. Just telling the whole way down. That's a good thing. It's fun. It's exciting to watch. All right. And it's how many years have you been out here at the Race of Gentlemen? I've raced every year since they started letting females race. There you go. All right. And what do you have to say to the ladies out there about getting out here on the track? Do it. Do it. Anything they can do, we can do better. It's fun. It's empowering. It's liberating. And just get out here and kick ass. There you go, you heard it from Brooke. Big round of applause. Grazie, Pato. No. 73 bike, the far lane, onto a fast start. 1188 bike in the near lane, little trouble getting started, but he might catch him. Can he catch him? He's moving. Oh, yes, indeedy, ladies and gentlemen, we're having a good time here at the 2019 Race of Gentlemen. Be sure to stop by the American Hot Rod Foundation tent. Celebrate over 120 pioneer film interviews and over 150,000 photos scanned and preserved. Those guys are preserving hot rod history since 2002. That's some good stuff to take a look at. Thank you for bringing your kids, your pets out here today. A lot of kids out here having fun. Oh, God.
I think this is a kid. Might just be a short guy. How you doing, buddy? Yeah, you having a good time? What's your name? Jackson, where are you from, buddy? New Jersey, all right. What do you think of all these cars? Good. Cool, man. You want a car like this one of these days? Yes. I guess. Come on, you should really want one of these cars after being out here. All right, buddy. Well, enjoy. Have fun. All right, we got more kids, more dogs wandering around. Who's this guy right here? We got Otis. My dog's name is Otis. Otis, what are you doing, buddy? Oh, he's going. He's enjoying the racing out here today. Once again, ladies and gentlemen, there is a kids tent. If you want to send your kid over there, have to spend some quality time manufacturing our Race and Gentlemen merchandise. If you got a kid that can sew or operate a screen printer, send him over to the kids tent. We'll pay him a nickel an hour. Oh, got a little sideways there. That's an 18 car. Gets a little sandy. Got him. We're here because you guys got the sign. Oh, that's a bolo tie right there. I like that. That's some style. But who are you guys rooting for out here? I know you got the sign. You got the 73 sign? That's not you guys. You're rooting for 23 Skidoo. All right. And who's that you're rooting for? Well, that's Bob in that 23 Skidoo car. All right, he's got a whole cheering section over here. Where are you guys from? 81 years old. Oh, hey, 81 years young. That's how we say it out here at the Race of Gentlemen. From York, PA. All right, all the way here. Just every year, just surrounded by Eagles fans. Steelers? Giants? Who do you like? L'automissile. I want to remind you folks, the kids tent is open, now featuring bear baiting. So if your kid wants to wrestle a bear, send him on over to the kids tent. 13 feet car in the near lane, headed down the track, into an 11 car in the far lane. That's Brooke who we just talked to. Getting a little sideways, fishtailing a little bit. You'll probably figure that out in the next run. All right, one of our sponsors, Bitwell, wants to wish all the racers good luck out here today. The official helmet of the 2019 Racer Gentleman, the Bitwell Gringo helmet, has the perfect vintage aesthetic on the outside and modern technology on the inside. Perfect for a high performance day at the beach. The far lane. Wait, is that going away? I want to thank our sponsor, Harley Davidson. Harley Davidson made its mark on the sport of drag racing as early as 1950 when a modified 1947 Harley Davidson EL, nicknamed the Beast, topped 121 miles per hour on a little used runway of the Santa Ana Airport.
His pursuit for speed continues into present day with the success of Harley Davidson's Screaming Eagle Rants and Heinz Pro Stock Drag Team, achieving speeds of 200 miles an hour in less than 7 seconds in the quarter mile. For more information on their complete model lineup, visit HarleyDavidson.com. Harley-Davidson genuine merchandise began with a brief mention on the final page of the 1912 accessories catalog for a wool jersey with a company name in red felt letters. Within 2 years, the line expanded to include cloth helmets, breeches, sweaters, gloves, and caps. Harley-Davidson continues to create genuine motor clothes that put expression and performance at the forefront for riders inspired by those original pieces with both the 1903 collection and the Garage collection. To see your full catalog of genuine motor clothes, you guessed it, visit HarleyDavidson.com. Want to remind you to raise your glass to our official beer sponsor, Horsteiner, refreshingly independent since 1753. Oh, that 28 car, a little slow start right there. Got that number 88 car at the line. That's Chris Beckwith, Crispy Chris, from Middletown, Connecticut, United States. That's a Chevy Boattail. Chris is a 24-year Army vet, racing against that 13th car on the Harley. It looks like Crispy Chris has that for the win. That 13 car, that was Jamie Storms from Paso Robles, California, in a Ford Model A. Spent 5 years restoring that car. Bringing it out here to race it for you in the sand. Number 28, bike in the near lane, Dan Russ, nicknamed Rasco, out of Tucson, Arizona, on a 1928 Indian 101 Scout. .333 car in the near lane at the line. That's Sean Skip Durgan from York, PA. We got a 1929 Chevy Skull Bolt 6 racing against that 422 car. Going so fast you can't even see it. 422 car in the lead. Oh, he's catching him. Can he catch him? Oh, it could be close, ladies and gentlemen. 422. Can he beat him? I think he did, but I'm not quite sure because I have the depth perception of a drunken toddler. Tomorrow when we're running the bracket racing, we will have somebody flagging the races at the end, and that's how you know who won. My fly girl.
sì, è quella della Santa Lassi. Number 61, R back in the far lane versus the 888 back in the near lane. 888 with the early jump. 61R gaining fast. 61R could take it. 61R on the win in the far lane. Coming to the line in the far lane. 199, Brian Bass out of Texas versus Caroline. One of the ladies at Trog in the near lane in the 23 car. We've got him at the line. Cosa butta fuori? Acqua. Cosa butta fuori? Black girl says, how do you do? Are you ready? Indeed they are. Ah, oh, buddy. And there goes Brian Bass. We'll see if Caroline can get that back started again. We'll get her down there. Might have a little bit of a mechanical issue right here. All right, big round of applause for race of gentlemen. '61 bike got the line in the far lane. There's that 888 bike in the near lane. Ragazzi, siamo di nuovo al punto di partenza e ancora la gente non smette di arrivare per questo evento meraviglioso. Funziona a Luna Park, quota libera, guardate lì che roba, una fila immensa di persone che devono pagare per entrare dentro l'evento, è un sogno meraviglioso. Chances.